Amici della Zona Comunale, buonasera. Come vedete, questa sera sono in dolce compagnia. Dolce compagnia perché sarei quasi quasi, un po' forzatamente lo direi, in compagnia della diletta Leotta del Lago di Garda. Correggimi se Ok, sbaglio. stiamo Stiamo umili, dai, umili. va Va bene. bene, allora la signora Ferrari, che è quella della domenica sportiva, che ormai è un po' vecchietta, del Lago di Garda. Intanto, come stai, Eleonora? Tutto bene? Tutto bene, grazie per l'invito. Insomma, bisogna. Eleonora Tacconi in diretta con noi oggi pomeriggio. Siamo in diretta dal canton di Affi e ringraziamo chiaramente anche Gian che ci ha ospitato per una diretta che vede protagonista una giovane ragazza, sì, del nostro territorio, ma che si è fatta notare anche e soprattutto per la sua vena artistica, ma soprattutto vena sportiva, che è andata un po' a sfatare il tabù delle donne che non sanno niente di calcio. Anzi, tutt'altro, ma lo scopriremo un pochino andando avanti. Intanto, Eleonora Tacconi, dici dove sei nata, dove sei cresciuta, dove hai Ok, fatto le scuole. Insomma, siamo curiosi, quindi. dai, vi parlo un attimino di me. Allora, io sono Eleonora Tacconi, ho 25 anni, sono cresciuta a Verona, più precisamente a Chievo. Non è Verona, No, Chievo. va Diciamolo per gli amici bene. dell'Hellas che Chievo non è Verona. E niente, tanto per rifarmi già, tanto per rimanere in termini calcistici, mi hai fornito un assist perfetto, dunque mi presento anche sotto quell'aspetto lì, perché? Perché la mia passione per il calcio, che prima, di cui prima Andrea ha parlato, nasce proprio da piccolina, come tutti i sogni. E alla fine, magari step by step, raccontiamo sempre di più qualcosina, sono riuscita a coronare questo sogno, che è comunque ancora in fase di costruzione, perché non bisogna mai smettere di sognare, di credere nei propri obiettivi. E niente, ci stiamo divertendo facendo questa cosa che proprio perché lo fa una femmina, forse è ancora più bello. È ancora più bello perché sappiamo che i maschietti sono molto chiusi da quel punto di Eh sì, vista lì, purtroppo sì. difficilmente fanno entrare specialmente personaggi dell'altro sesso, ma perché? Perché in teoria si pensa che l'uomo sappia un po' tutto, sia un po' tuttologo, no? Alla fine magari ci si sbaglia anche un attimino. Io ho scritto qua, tu hai detto esagerando, regina del calcio veronese, ma perché io me la ricordo agli inizi con il Veronese Magazine, che chiaramente salutiamo anche il signor Reggiani, Ciao Ale, ti signor salutiamo. Reggiani, salutiamo, che insomma ti ha dato questa opportunità che tu hai sfruttato alla grande, direi, perché dopo alla fine, no, è sempre una questione di fortune nella vita, no? Se hai avuto la possibilità di esprimerti in quello che ti piace fare, è stato anche grazie al Veronese Magazine e non solo, Assolutamente. perché dopo abbiamo visto, grazie alle tue capacità, riuscire a evolvere un po' in quello che è il tuo lavoro, cioè te lo senti proprio il tuo lavoro o magari. Guarda, sarei bugiarda a dirti che non riesco a vedermi fare altro nella vita. Da piccola volevo fare questa cosa, ci ho creduto talmente tanto che anche adesso che lo sto facendo non riesco ancora a realizzare la fortuna di fare queste cose, perché si dice di trovare un lavoro che ti piace e alla fine è come se non lavorassi mai in tutta la tua vita. Io sono felicissima di aver intrapreso questa strada qua, non è stata facile, però insomma non solo fortuna, perché ogni tanto anche un po' di capacità, non è che Eleonora è andata lì nel mondo del calcio perché non sapeva cosa fare. Eleonora è da piccolina che voleva fare la giornalista sportiva, aiutata anche dalla famiglia perché siamo calciofili, siamo cresciuti a pane calcio, sia io sia mio fratello, e abbiamo cercato di coltivare questa passione sia da una parte sia dall'altra. Io ti dico, sono felice. Spero di continuare a portare avanti il nome delle donne in questo mondo, perché vuoi o non vuoi, anche se siamo nel 2022, è un ambito ancora troppo C'è ancora un po', maschilista, certo. però continuiamo così. Continuiamo così. Continuiamo. E quello che mi ha un attimino un po' spinto dopo anche a chiamarti è stata la tua continua curiosità, no? Sia dal punto di vista statistico, ma soprattutto anche sei famosa per le tue pagelle, no? Quindi se tu dovessi dare intanto un voto alla Serie A fino alla sosta che c'è stata appunto per i mondiali, vedendo un po' questa Juve che sembrava ormai Non morta. parliamo di calcio con gli Juventini qua, che poi ci arrabbiamo, Andrea. Scusami. Dai, su che litighiamo in diretta, così non mi Allora, piace. questa evoluzione che ha avuto la Juve nelle ultime 4-5 partite fino ad arrivare al terzo posto, ma dopo sono curioso anche di chiederti un voto su quello che è l'andamento un po' dei mondiali, sapendo che tu
simpatizzi e non poco per una squadra che ha recentemente fatto la prima vittoria nel mondiale, diciamo niente. Allora, per quanto riguarda questo campionato, è un campionato stranissimo come prima cosa, perché ovviamente con i mondiali di mezzo anche la forma fisica, non solo mentale, per i giocatori cambia. Ho visto un buonissimo Napoli, che spero vivamente che non faccia come sempre con le squadre di Spalletti nella seconda parte di campionato il tracollo, l'abbiamo già visto con la Roma, con l'Inter, dunque Spalletti non può sbagliare, è una squadra forte che ha dimostrato nel momento in cui non c'era né Osimhen né Kvaratskhelia di saper vincere comunque. Occhio, perché ovviamente questa pausa secondo me ha tolto anche l'entusiasmo che aveva il Napoli. Dall'altra parte si è rinforzata molto la Juve, decisiva secondo me è stata la vittoria nel derby d'Italia contro l'Inter, ha avuto una manovra in più di lucidità, è stata più brava anche pur non giocando un calcio spettacolare ad essere più cattiva sotto porta. Nel calcio vince chi fa gol, chi se ne frega dei dati statistici, del possesso palla e tutto. Per quanto riguarda i mondiali, intanto è bruttissimo sapere che noi siamo costretti a guardare Costa Rica, Giappone, Arabia Saudita e la nostra Italia non c'è, giusto. Però adesso questa mia Argentina, perché la squadra che simpatizza è l'Argentina, è dura perché abbiamo una rosa abbastanza a livello di nomi importante, solo che manca il centrocampo, l'attacco è stratosferico, manca il centrocampo, facciamo fatica a trovare lucidità sotto porta, insomma adesso una vittoria c'è stata, è l'ultimo mondiale di Messi, dunque è vietato sbagliare per forza. Beh, direi, però la mia curiosità mi spinge a farti questa domanda: come mai l'Argentina simpatizzi? C'è un perché, certo, o no? Certo, parte della famiglia ovviamente durante il periodo della guerra e tutto si è trasferita là in Argentina, ho sempre avuto questa passione per l'Argentina come paese, poi il calcio argentino che è molto passionale e niente, con i parenti ho imparato la lingua e tutto, adesso parlo quasi meglio lo spagnolo dell'italiano, è tutto un dire. Ho visto un piccolo sketch che hai fatto, un piccolo video che hai pubblicato recentemente, dove insomma facevi e sfoggiavi il tuo veramente tuo argentino a livelli quasi tipo fosse quasi Vandanara, capisci? Come beh, brava, continua a insultarmi comunque, cioè mi stai paragonando, sono qua apposta, però appunto come si diceva prima è un qualcosa che è gratificante da un punto di vista di obiettività, no? Sappiamo essere un qualcosa che alla fine se non ce l'hai dentro, e io lo vedo e l'ho vissuto recentemente quando ho intervistato delle donne del calcio femminile, che anche loro, no, ormai è sempre stato tabù il calcio femminile perché non sarà mai come quello maschile, e mi sono reso conto che altro che fuoco hanno dentro, è tutt'altro, è una cosa veramente sbalorditiva e mi ha fatto piacere anche da quel punto di vista lì. Però adesso voglio capire un attimino, dopo che ci hai spiegato un po' tutte le tue varie vicissitudini di vita e non solo, ma che tipo di donna sei, anche perché insomma alla fine ti vediamo brava, bella, giornalista che sa parlare, avrà qualche difetto? Non solo uno, ovviamente ne ho tantissimi. No, allora sono una persona molto solare che, come mi vedi qua, insomma, che sprizzo felicità da tutti i pori, cerco sempre di essere così nella vita, in ogni cosa che faccio ho sempre voglia di fare, sono molto testarda, molto pignola e molto anche rompiscatole delle volte. Il moroso scuote la testa? Sì, lì dietro c'è la bocca della verità per forza, però sono una persona comunque molto semplice, molto genuina, senza giri di parole, una ragazza terra terra e niente, davvero umilissima. Beh, diciamo che ha ragione quando dice che sprizza gioia da tutti i pori, perché voi non lo vedete, ma lì infatti c'è proprio uno spritz che la sta aspettando dopo la diretta. Che persona che sei, però farmi fare queste figure. È giusto così, che insomma si dica la verità, è fondamentale, se no. E quindi abbiamo detto genuina, brava, gentile, disponibile, tutto quanto. Come gestisci i tuoi fan, i tuoi follower? Come li gestisci? Allora, io credo, intanto non aspettatevi che ho una fila alla diletta alle 8 della situazione, ovviamente, però come li gestisco? Sono una persona normalissima, dunque se c'è la possibilità di vedere un messaggio, rispondere alle storie, fare un saluto, fare una foto, non costa niente, vederli felici, anche per, se non so, ti dico la verità, come mai mi chiedano le foto, perché è una cosa a cui devo ancora entrare nell'ottica, è strano più che l'idea altro. Ce l'avrei io però. No, ma è normale che discorsi. No, però, anche, no? Oddio, la prima volta che mi hanno detto possiamo fare una foto, io
ok, mi fai un autografo. Come si fa? Come si fa a fare un autografo? Come firmo? Però è stato bello perché vuol dire, vedo che c'è molta passione per quello che faccio da parte delle donne, e solitamente noi donne nei confronti delle altre siamo sempre non siamo tanto amiche, anzi, dunque vedere che le donne apprezzano quello che sto facendo mi aiuta ancora di più e mi gratifica ancora di più. No, invece per dire a me le firme non me le hanno ancora domandate, solo Equitalia. Equitalia mi domanda sempre quando vado a ritirare le raccomandate in posta, no? Mi dice, mi raccomando, firma qua, dai, foto no perché sono massa grosso, anche se sono a dieta, ma arriverò prima o poi a farvi vedere quanto sto calando a vista d'occhio. No, sei un figurino, figurino lo confermo. Figurino? Vabbè, non posso dirlo. Ascoltami, allora abbiamo detto dei fan che comunque insomma è un qualcosa che ti porta via, ma relativamente ancora adesso, quindi quando sarai famosa ricordati degli certo, amici. Assolutamente. Perché, insomma è fondamentale. E la... c'è una pecca purtroppo, cioè in tutto questo miele, questo dolce che abbiamo detto fino adesso, c'è una criticità, e la criticità prende la forma di un biscione. Di un biscione nero azzurro, magari. Nero azzurro, non fammelo neanche dire nero azzurro. Che non so come tu abbia fatto appassionarti all'Inter, perché per 30 anni di fila non ha mai vinto niente, tu ne hai 20. Come hai fatto a appassionarti all'Inter? Spiegami, dove è stato il problema? Allora, il problema è stato grazie alla mia famiglia, perché da parte di papà sono tutti interisti. Mio papà ha giocato nel Verona, è tuttora un allenatore, dunque è sempre mondo del calcio. Salutiamolo. Ciao papi, ciao Mauro Tacconi, lo salutiamo in diretta. E niente, praticamente da piccolina mi aveva portato allo stadio a vedere l'Inter. In un mondo così caotico come quello dello stadio mi sono sentita a mio agio e ho detto, bene, questo non deve essere solo il mio luogo di sfogo, deve essere il luogo anche dove lavoro. E così è stato, avevamo un rapporto padre figlia completamente diverso. Mentre alle mie amiche per andare a letto si raccontava la favola della bella addormentata, a me la formazione dell'Inter del 64 che aveva vinto la Coppa Campioni era un rosario: Sartic, Burnic, Pacchetti e via. Dunque abbiamo sempre avuto questo rapporto e poi è sfociato di generazione in generazione. Sto cercando di portare avanti la tradizione di famiglia, per me è importante perché ovvio siamo a Verona, si simpatizza il Verona, però avere anche la possibilità di condividere con mio fratello, con mia mamma, anche se non se ne intende di calcio, ma per forza adesso questa passione è davvero qualcosa di meraviglioso. Beh, insomma, vedi, io ho un problema per dirti che al mio piccolino gli avevo comprato la tuta della Juve, maglia della Juve, tutto, l'ombrello, no? Ti fa l'Inter. Ma ti sei chiesto, forse perché è un po' forzato, già il bambino è riuscito a capire quello che era giusto e quello che era sbagliato. Bambino problematico sicuramente, ha qualche disturbo, ma chiaramente è colpa della mamma. E questo è normale che si chiama? Mamma, la mia mamma? No, la mia. La tua? Eleonora. Ah, davvero? Ma che bel nome. Che fine. Ascoltami, a parte gli scherzi adesso, io so che invece la domenica, invece di stare in casa a fare le pulizie, sistemare, dopo che una settimana, poverino, lo fa sempre lui, vai a vedere il tuo amoroso che gioca dove? Nel Bardolino. Sì. Nel Bardolino. Che... cosa ha fatto l'ultima partita che ha giocato Bardolino? L'ultima partita sarebbe meglio sorvolare, però è stata una brutta sconfitta, però se dobbiamo essere onesti, bugiardo dal punto di vista del risultato, perché perdere ci sta, perdere di così larga misura era un po' troppo. È un po' troppo. Però insomma, se hai quelle poche occasioni e non riesci a sfruttare davanti alla porta, vince sempre chi segna di più, l'abbiamo detto prima. Dopo perditi, passatemi il termine, quando arrivi a casa lo cazzi un pochino o no? Allora, ci sono delle volte che... cioè sì, ti dico la verità, sì, lo dice perché voglio dargli il consiglio, non è che insomma lo cazzi, è che magari sai qualche volta da esterna, da fuori, si possono vedere delle cose che in campo non c'è, però è bello sapere che lui comunque ascolta i miei consigli, mi rende partecipe dei suoi pensieri calcistici a livello tecnico e tattico, e io insomma in qualche modo, anche semplicemente stando lì vicino, posso sostenerlo. Diciamo che piuttosto di andare a fare shopping, preferisco di gran lunga perdere sotto la pioggia, con la neve, con la grandine, a guardare insomma il primis calcio, poi se c'ho anche la fortuna di sostenere il mio amoroso, ben venga. Però non se l'aspettava. C'avevo la preparata a casa, sì, prima di venire. Dopo facciamo i conti e mi dai il bonifico.
Ascoltami, e da piccolina comunque mi confermi che avresti voluto fare questo, sempre, mestiere, solo sì. Questo praticamente mia mamma aveva un bar ristorante a Boscomantico, io ero piccolina e insomma non riuscivo a far passare il tempo, nessuno giocava con me, mia mamma era sempre al lavoro, io guardavo Studio Sport che c'era Monica Vanaglia, grande, detto, Monica Vanaglia, ma pazzesca, ho detto mamma mia che bello, allora io ancora prima di saper leggere mi mettevo lì con la Gazzetta, vedevo le immagini, mi facevo un discorso tutto mio in testa e davo le notizie. Da lì ho detto, aspetta, qui dobbiamo farla diventare davvero... Era un gioco alla fine. Ho iniziato a Telenuova in una televisione locale di Verona, all'inizio per andare a vedere la figura del giornalista. Poi mi hanno chiesto un commento, era Chievo Lazio, commento della partita, e mi fanno, bene, tu adesso non vai via di qua fino a quando non ci lasci giù, numero di telefono, nome e cognome. Sono andata 2-3 volte a commentare e poi ho preso in mano praticamente il Verona, il Chievo, la Virtus, li seguivo ovunque. Dopo ho avuto la fortuna di lavorare a Sport Italia, vincendo il workshop. Lì ho fatto tanta gavetta perché lavorare in una TV nazionale è comunque diverso dalla TV locale. E da lì ho detto basta, adesso do il tutto e per tutto e così sto facendo. No, è giusto anche per insomma le persone che ci stanno seguendo e chi non conoscesse bene il mondo del giornalismo tra virgolette, ma non è più neanche tanto tra virgolette, che comunque è un settore che diciamo si sta bene o no? Cioè, sì. Nel senso, sai, gli stipendi noi qua sul lago siamo sempre abituati a vederne sempre medio alti, no? Quindi uno che prendesse anche 2000 euro al mese per dirti facendo giornalista è un esempio. Beh, al giorno d'oggi è oro. Bravissima, al giorno d'oggi è oro perché sappiamo benissimo invece che gli stipendi sono un po' più bassi, ma almeno però c'è una prospettiva di crescita, no? Questo è sì, allora che... non è un ambito facile, non solo per le donne indipendentemente da questo, è un ambito davvero difficile per tutti i ragazzi che vogliono cimentarsi, perché ce ne sono talmente tanti che dal punto di vista lavorativo, quando magari l'intesa economica non la trovi più, non c'è neanche la voglia, per quanto uno sia bravo, di tutelarlo, perché ce ne sono tanti altri che dunque uno vale l'altro, ed è anche sbagliato, perché qualsiasi giornalismo, che sia sportivo, di cronaca, ha bisogno di essere tutelato, perché al giorno d'oggi purtroppo, come anche vediamo con questa tipologia di giornalismo, insomma si rischia di dare anche un'idea sbagliata di quella che è il giornalismo, cioè vedi delle televisioni senza fare nomi che c'hai quelli che sono lì da 20 anni e magari i ragazzi con più voglia di fare, che potrebbero offrire anche quel qualcosa in più, sono ancora dietro le quinte a far gavetta, che giustamente ci sta, ma insomma un po' di, cioè un ambito difficile, la comunicazione al giorno d'oggi è importante per i giovani, credo che un po' modernizzarsi anche sotto questo punto di vista. Beh, diciamo, l'equilibrio è fondamentale in tutti i suoi aspetti, perché dopo alla fine vediamo e secondo me anche tanto lo sta dando sia TikTok ad esempio, sia Facebook, sia tutte quelle piattaforme sulle quali uno può anche emergere, farsi vedere. Ti faccio un esempio, non so se lo conosci, ma il Penguin ad esempio, sì, delle che adesso quote. Bravissimo, dava le quote lui su TikTok e ci azzeccava anche tante volte. Bravo. L'ho visto l'altra sera, che comunque era in una trasmissione dove c'era Frey, dove c'era insomma anche cioè, vari... ormai tutti su internet, se riescono a svoltare quella novità in più, riescono ad essere qualunque cosa, cioè chi se ne frega delle tue lauree magistrali quando magari se sei capace di leggere il futuro, tac, riesce a fare notorietà così, capito? Hai la sensazione che sia un mondo però un po', non dico che ti consuma, però è un mondo che ti sfrutta nel momento di e dopo via, cioè nel senso, ad esempio sicuramente nel senso è un qualcosa che riguarda vari aspetti, però bella ragazza, brava, intelligente, che usa la testa, che a volte è un problema. Cioè il fatto di usare la testa, la maggior parte delle volte può... Fa paura questo fa alle paura, persone, sì, perché sì. Specialmente una donna con troppa emancipazione, per l'uomo o per il giornalista o sì, per sì, chi no, è vero. O no, sbaglio. No, è vero, te lo confermo. Siamo in un ambito, quello giornalistico, almeno parlo dal mio punto di vista, dove apparire è più importante che essere. A me non mi interessa niente che a me mi dicono sei bella e brava. Tu mi devi dire che io sono brava, non mi frega niente se sono bella. Se io parlassi di calcio, ma magari fossi un attimino un po' più grassottella o un po' più magari bruttina, cos'è? Non sono capace di parlare di calcio semplicemente perché non ho un bell'aspetto. No.
Non è così, io difatti quello che dico anche quando parlo di calcio, anche a livello tattico, lo dico perché dietro c'è uno studio, c'è una conoscenza, dunque se io ti parlo del 4-4-2 è perché so come funziona il 4-4-2, in maniera che forse Eleonora non è solo bella, Eleonora prima di essere bella è brava, è competente, a me interessa questo, poi... Beh, dopo, la bellezza potrebbe diventare anche un'arma a doppio taglio, esatto. Lo dico, a me è brava, sì, bella, ma la parla massa. Esatto. Sì, allora. È brava, è bella, però chissà chi l'ha data, chissà... Ecco, subito. Cioè, no, no, funziona così, le donne, non sai quante persone, anche a lui, magari gli chiedevo all'umoroso, ma sì, chissà, per essere andata in televisione, cosa ha fatto? A me non lo chiedo, non lo so come, ma a me non lo chiede nessuno, però per dire... Però vedi la differenza tra maschi e femmine, è già così, però dai, adesso io sono fiduciosa, già il fatto che nel 2022 il calcio femminile sia stato riconosciuto anche a livello professionale, è tanta roba, facciamo adesso un ulteriore passo in più, ma credo che adesso... Ci sia un'emancipazione totale femminile. Ci sia la spinta forza. Anche finalmente la spinta giusta. Ascoltami, quindi i tuoi progetti futuri, perché ti vediamo, ti seguiamo e sentendoti parlare anche sei un po' una bomba, cioè nel senso che non stai mai ferma, devi sempre avere uno stimolo nuovo. Che progetti futuri hai in mente? Allora, adesso io sono poco tecnologica, però sto cercando di organizzare un programma su una nuova piattaforma, tutto mio, inerente a dirette calcistiche, Serie A, ma soprattutto fantacalcio, perché io sono la donna proprio fantacalcio. Cioè, neanche fai la squadra tua, lui. No, allora, no, però diciamo che ci diamo ogni volta praticamente, perché lui vuole i calciatori, poi è una questione di principio, perché abitando sotto lo stesso tetto, io non posso fregarli i suoi, lui non può, certo. E figurati quando c'è o Inter Roma o siamo contro il fantacalcio, perché lui fa la Roma, sì. Sei come Giannico, Maria signor che condanna, mamma mia, ciao Ste, salutiamo anche salutiamo te, salutiamo veramente, lui è il dirigente ormai a tutti gli effetti, e è bello, è fondamentale dopo avere dei continui stimoli, perché sì, sennò no. Alla fine credimi ti rompi le balle e va a finire che dopo lasci sempre tutto un po' così, invece no, ti sento bella sul pezzo e mi fa piacere. Grazie. Anche, molto, molto, molto. Allora, prima di farti la domanda finale e diritto, che è quella che animale ti senti in questa zona comunale, che sicuramente ti sarai già preparata, io volevo ringraziarti per essere venuta intanto a fare due parole con me e due parole con noi della zona comunale, perché come sempre tendiamo a valorizzare le persone, i personaggi del nostro territorio, e secondo me tu era giusto che venissi, perché mi hai comunque impressionato sia dal punto di vista dialettico, ma soprattutto anche per la tua veramente una parlantina che fa paura, vero? Una cosa che mi ha veramente fatto piacere, mi ha convinto, quindi grazie di aver accettato. No, sono io che ti ringrazio, perché è stato davvero un piacere intanto conoscerti anche dal vivo, che sei un personaggio pazzo, sei pazzo, posso dirlo, non si offende nessuno ormai. No. Però anche di conoscere tutto il lavoro che c'è dietro a due belle persone così, dunque grazie davvero, è un onore. Davvero, grazie, non me l'aspettavo. Figurati. Mi sono divertita un sacco. Allora, conta che devi ancora dirmi l'animale per quello che sta lisciando adesso. Quindi, vai, andiamo. La domanda è quella seria. Eleonora Tacconi, sì. Ma tu di questa zona comunale che animale ti senti? Io mi sento uno scimpanzé, perché adoro. Io vorrei averne uno, vorrei portarlo tipo in giro con me, sono malata degli scimpanzé, li ho sempre, ogni volta che li vedo in TV li vedo, avrei potuto dire leone, la tigre, troppo facile, basta, troppo scontato. Posso farti una battuta che tanto che vai. Ero anche indecisa se dirti della giraffa, però dopo se mi chiamavano, dopo io non mi giravo, è che mi giro a fa. È vero, vedi? Questa puoi tagliarla. Questa taglia, che poverina, lei è brava nel calcio, le battute le facciamo fare a quelli che fanno pallavolo. Puoi tagliarla, sì, meglio. Meglio. Ascolta, a parte gli scherzi. Allora, dalla giraffa Eleonora Tacconi. Scimpanzé. Eccola, scimpanzé, subito. Scimpanzé. Scimpanzé Eleonora Tacconi. Ti ringrazio di essere venuta, grazie ancora allo Zoo Comunale. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti. Preppe. E mi raccomando, ricordati degli amici che... Grazie Andrea, grazie a tutti.